Buonasera, grazie a tutti di essere venuti. Sono Roberto Maddalon, sono l'amministratore delegato e presidente di Duplomatic Motion Solution. Sono in azienda da un po' di anni ormai, ho iniziato nel febbraio del 1996. La Duplomatic nasce nel 1952 e viene fondata da Angelo Girola. Nel 2007 l'azienda viene messa in vendita, c'è un passaggio da un'azienda a conduzione familiare a un'azienda gestita perlomeno finanziariamente da fondi di private equity, di fondi di investimento che hanno investito sui manager, su di me in primis e sul progetto che avevamo di internazionalizzazione, cioè di portare questa azienda al di fuori dell'Italia proprio come anche siti produttivi, come presenza. E chiaramente ampliamento di gamma e non solamente rimanendo nel discorso dell'aerodinamica, ma cercando di guardare un po' tutte le tecnologie che possono avere a che fare con il motion control. Benvenuti allo stand Duplomatic, vi presento le nostre novità. Cilindro elettrico della serie ECF3 con cella di carico integrata, i nostri nuovi moduli lineari con vite a ricircolo o trasmissione tramite cinghia e la serie Eco3 con elettronica integrata disponibile dal 2023. Hydreco's brand and the group in general has been considerably strengthened through joining the Duplomatic group. L'ultimo anno, dicevo, il 2007, abbiamo fatturato come Duplomatic con la dinamica 24 milioni di euro e grazie ai fondi soprattutto che ci hanno permesso di fare dei passi avanti importanti, delle acquisizioni importanti e alla collaborazione di tutti i collaboratori che poi hanno contribuito assieme a me a questo percorso siamo arrivati lo scorso anno ad un fatturato di 147 milioni. Chi ha lavorato con me in questi anni non si è mai fermato. Abbiamo avuto dei risultati importanti, con piena soddisfazione degli investitori che ci hanno seguito in questo percorso. Abbiamo cambiato 3 investitori e a breve, tra qualche settimana, avremo il 4º investitore che entrerà a finanziare questo progetto di Duplomatic. Questa volta è un industriale che è Daikin. Benvenuto a Daikin!
Bye.